The new United States Champion is here on SmackDown Live. From one champion to another, congrats on your win over Bobby Roode. Thanks. I mean... Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo episodio sempre della carriera. Già nel backstage stiamo incontrando appunto già Charlotte Flair, la campionessa femminile di SmackDown. E questa sera noi dobbiamo andare a fare un discorso, diciamo, per quanto riguarda la nostra vittoria. Intanto andiamo a parlare sia con Baron Corbin che con Daniel Bryan. Vediamo se riusciamo anche a vedere altri altri match secondari. Se lo perdessi così in fretta sarei davvero un fallito. Sarebbe come vincere la valigetta del Money in the Bank e poi perdere il match per il titolo. Fortunatamente non mi chiamo Corbin. Ok, infatti abbiamo ottenuto già un match secondario. E intanto volevo parlare con Daniel Bryan. Sei davvero partita in quarta qui a SmackDown, conquistando subito il WWE United States Championship in un match incredibile contro Bobby Roode. Ti viene in mente qualcuno contro cui ti piacerebbe difenderlo? Sì, e l'hai appena nominato. Contro Bobby Roode di nuovo? Qualcuno, chiunque, per me non ha differenza. Ah, ok, non fa differenza. Questo mi semplifica notevolmente le cose, certo. Allora, ragazzi, io vorrei... ci dice altre cose Daniel Bryan? Non credo. Ok. Io vorrei intanto fare il match secondario con Baron Corbin, quindi il... per aver vinto due match in tutto, ti vanti parecchio. Sono due match in più di quanti ne hai vinti tu di recente. Mi sa che ti serve una lezione sul rispetto. Quindi possiamo andare a decidere. Ah sì, e chi sarebbe l'insegnante? Oppure ci penserò, ma al momento sono un po' di fretta. Sai, devo andare sul ring a fare un annuncio riguardo al mio WWE United States Championship. Credo proprio che ti interesserà. Questo mi interessa. Secondo me questo potrebbe andare di più rispetto al primo. Non vedo l'ora. Ok, quindi niente match secondario. Ok, il match secondario si attiva solo saresti perfetto per il ruolo. Com'era quel detto? Chi sa fare fa, chi non sa fare si chiama Baron Corbin. Eccolo, il match secondario l'abbiamo sbloccato adesso. Perché infatti, quindi il match secondario non si sblocca tutte le volte che tu parli con una persona del match secondario. Devi sempre dire, devi sempre mettere quella marcia in più, quell'insulto in più per far sì che parte il match, appunto. Che ora credo, infatti, che adesso parte il match. We got a camera backstage and it looks like this is gonna head to blows. Ovviamente il primo colpo ce lo prendiamo sempre noi. Là sotto c'è The Miz che sta facendo un'intervista. Ok. Quindi il nostro obiettivo è quello di andare a sempre effettuare un KO a Baron Corbin. Sarà però difficile perché... perché non si è mosso più? Sarà sempre difficile ovviamente perché non è chissà... Non è nessuno Baron Corbin, appunto, non è uno che... è partito adesso a lottare. Voglio vedere in questa porta cosa c'è. Prendiamo qualche arma, vediamo. Voglio combattere già. Dietro di te, Enigma, dietro di te. Ok. Quindi il nostro obiettivo non è quello di andare a... andare a fare 4 o 5 stelle, ma quello di battere per KO l'avversario. Ok. Ve l'ho detto ragazzi, è abbastanza duro da battere. Non so se una volta che noi... se perdessimo il match secondario, me lo deve far rifare per forza o no? Perché non prendi quest'arma? Scusami.
Ok, vabbè. Fino a quando mi fa fare le mosse, non me ne frego dell'arma, dai. Iniziamo con un po' di sediate per prendere un po' di mosse finali, o mosse speciali o mosse finali. Questa sedia non gli è piaciuta, con quella se le stava facendo fare tutte. Questa sedia non gli è piaciuta. Aia. Questa fa male. Troppo presto. Ok, siamo bene o male tutti e due nella stessa situazione. Io ho la testa gialla e lui ha il corpo giallo, quindi siamo tutti e due. Perfetto, mi ha fatto la mossa speciale. Non riesco a contrattaccargli niente, ragazzi. Non riesco a contrattaccare. Questa è la mossa finale e ho perso. Allora, questa l'abbiamo persa, ragazzi. È la nostra prima sconfitta che vi faccio vedere. Quindi abbiamo solo ottenuto dei punti esperienza e basta. Quindi, da quello che ho capito, non me lo fa rifare. Ok, ragazzi, eccoci qua. C'è qualcosa di speciale nell'essere WWE campione degli Stati Uniti, non solo per l'elenco di leggende che l'hanno detenuto, ma per la determinazione con cui questi campioni lo hanno difeso. C'è una tradizione che è nata con John Cena e che ho deciso di riprendere, nel mio regno. Non pensate che abbia intenzione di lasciarlo su uno scaffale e prendere proprio, lo difenderò in qualsiasi momento e con tutte le forze. Quindi abbiamo fatto una challenge a tutti quelli che vogliono lottare contro di me. Contro di me possono andare a prendere. Ovviamente Baron Corbin è stato il primo che si è presentato. Baron Corbin has been itching. Non vedeva l'ora di mettere le mani sull'ultimo arrivato. Questa è la sua occasione. Beh, ragazzi, dopo che siamo stati sconfitti nel backstage, non so come possa andare a finire adesso. Il regno di Buzz rischia di finire ancora prima di cominciare. Già è durato una settimana, ragazzi, quindi. Ok, ci sta facendo vedere tutta l'entrata. Credo che adesso possa iniziare il match. Ok, allora vediamo cosa possiamo fare con questo match. Come obiettivo abbiamo: il giocatore deve vincere con uno schieramento o una sottomissione. Quindi questo vale a dire che non dobbiamo permettergli di vincere, ovviamente, perché se vince lui ci fa rifare il match, ovviamente. In questo caso ce lo fa rifare, perché ovviamente dobbiamo andare a vincere per forza. In caso di sconfitta dobbiamo rifare il match tranquillamente, non è un problema quello rifare il match, non è. Però il match non può finire neanche con un conteggio fuori. Quindi dobbiamo cercare sempre di rientrare. Ok. Dobbiamo cercare sempre di rientrare prima del conteggio dei 10. Allora, ragazzi, ci siamo quasi. Diciamo che già gli ho fatto abbastanza danno, soprattutto sempre a livello del corpo, perché ho sempre mosse che mi aiutano, cioè che fanno danno, soprattutto sempre nella parte centrale. Adesso, come in ogni match, vediamo se mi fa fare la mossa speciale. Non me la fa fare. Ok. Però lui c'è molto vicino ad ottenerne una. Quindi dobbiamo sempre stare attenti.
him with a power slam. Boom, running FTO. Nicely done. He's going for it all. Io voglio sempre, vorrei sempre stare fuori dal ring, proprio perché se per caso ti fanno una mossa, andiamo con lo schieramento, vediamo se ci riusciamo. Se per caso ti fanno una mossa, perfetto, senza l'utilizzo di una mossa speciale o finale abbiamo vinto il match. Perfetto. Dicevo, io vorrei sempre stare fuori dal match, fuori dal ring, perché se intanto ti fanno una mossa speciale, una mossa finale lì, non possono farti lo schienamento, quindi devono sempre rimandarti dentro il ring. Però questo ovviamente non vuol dire che sei salvo. Intanto Baron Corbin se ne può andare a casa, perché l'abbiamo battuto nel match più importante, quindi possiamo ritenerci fortunati. Ecco qua. Ok, per adesso sono dei match uno dopo l'altro, sempre per quanto riguarda la difesa del titolo, da quello che ho capito. Quindi adesso dovremmo andare a difendere il nostro titolo contro Gargano. Ok, possiamo andare a saltare, infatti sì. Sempre match per il titolo. Champ not looking good right now. We all know though this guy has plenty of fight left in him. Let's not get ahead of ourselves. Ragazzi, ma cosa è successo? Cosa è appena successo? And the champ kicks out. Clearly not. Cioè, non si fermava più, non potevo neanche contrattaccare. Oh, ma ti stai fermo? Perché non posso contrattaccare? E vediamo così cosa possiamo fare, dai. Perfetto. Quindi non ho capito se sono... No, non sono match uno contro l'altro, perché quello già il match contro Baron Corbin era la settimana scorsa. Questa è la settimana successiva. Quindi ogni settimana per ora abbiamo dei match per il titolo degli Stati Uniti. Io quello che vorrei fare è sempre andare a rompere il tavolo, però è molto difficile proprio perché c'è sempre il conteggio. Ok ragazzi, ci siamo quasi, ho ottenuto la mossa speciale. È stato un match abbastanza noioso, perché alla fine se le fatte fare tutte. Vediamo se riusciamo a finire già da adesso il match, intanto c'è già il corpo rosso. No, ok, dobbiamo fargli la mossa finale, non è un problema, dai. La facciamo anche caricata, così vediamo se riusciamo a non se l'è fatta fare. Complimenti. Adesso ce ne andiamo fuori, però, perché lui ha una mossa finale e questo può significare solo una cosa: che ce la può fare a noi, e se ce la fa a noi dentro il ring siamo un po' fregati, possiamo andare a perdere il match. Purtroppo in tutti i capitoli della WWE, gli ultimi soprattutto, anzi solo negli ultimi, c'è una cosa che non va assolutissimamente bene, sono i lanci, gli Irish Sweep. Purtroppo quando tu indichi in alto a sinistra, lui te le manda in basso, ed è una cosa che non può andare. Però così è una cosa che già si stanno portando avanti da tre capitoli e purtroppo non si può succedere su una cosa del genere. Ragazzi, forse l'ho battuto per KO. Ok, gli ho fatto troppo danno. È una cosa che non mi era mai successa. Gli ho fatto troppo danno e
e lo stiamo battendo per KO adesso. Dai, finiamo sto match. C'è qualcosa che non va. È impossibile che tu non sia morto con tutto quello che ti ho dato. Cioè, se adesso. Okay. Vediamo adesso se te li fai fare. Se ti fai sconfiggere. Uno, due. Ok, abbiamo difeso anche quest'altra settimana il nostro titolo. Vediamo adesso cosa succede. Mi chiedo se il campione non comincia a mostrare qualche segno di stanchezza. Deve essere così, non è abituato a questo genere di impegni, te lo assicuro. Caro amico, ti ho quasi ucciso, cioè avevi il corpo martoriato ormai. Grazie per avermi ridato la mia cintura, eh. Ok. Ok, solo un segno di rispetto nei nostri confronti, ma va bene. Va benissimo così. Da quello che non vorrei che ci fossero delle sorprese, no. Ok. Who will answer his US title open challenge? It's the Master. Ok ragazzi, questa è la settimana dopo ancora. E queste non credo sia Baron Blade, a meno che non abbia perso diversi chili, loro dicono. Non credo proprio che sia di nuovo lui, eh. Io credo che sia un'altra persona ancora dentro. Ok, il match è iniziato. Come obiettivo non abbiamo più però, al momento quello di vincere il match, ma quello di portare la salute dell'assalitore mascherato sul giallo. Poi colpiscilo all'interno del ring. Ma guarda che già quasi ci siamo, eh. Ogni volta che dico quasi ci siamo quasi, o stiamo per vincere subito, mi succede l'inferno al mio personaggio. Adesso vediamo cosa ci fa fare. Ci siamo quasi, ragazzi. È quasi sul giallo, quindi. Cerchiamo di togliergli la maschera, appunto, sì. Per vedere chi è. Chi è? Sami Zayn, ma cosa c'entra lui? Perché lui? Cioè, non c'entra. Certo. Kevin Owens, ancora c'era la coppia Kevin Owens e Sami Zayn, ovviamente. Stanno accogliendo ufficialmente Buzz a SmackDown Live. It appears the on again off again relationship between Sami Zayn and Kevin Owens is. A quanto pare il rapporto tira e molla tra Kevin Owens e Sami Zayn è sul tira. Ok, ragazzi, ci hanno assalito. Il nostro primo assalimento l'abbiamo preso. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto. Ci vediamo al prossimo episodio dal nostro furgone. È tutto, ci vediamo alla prossima.